niente, è finita, sta finendo, perché abbiamo ancora la giornata domani, questa 32esima edizione. Spero che con le scelte che abbiamo fatto tutti insieme li abbiamo accontentati e abbiate passato dei giorni così anche piacevoli e di conoscenza e di approfondimento di quello che è la cinematografia attualmente, soprattutto in Europa. Io invito subito l'assessore alla cultura Claudia Sartirani, che porta i saluti del comune di Bergamo e che ospitiamo questa sera per la serata finale. Io sono un po' emozionato per cui... Grazie. A tutti porto i saluti dell'amministrazione comunale, la vibrazione di Signorelli si sente ed è giustificata visto il successo che ha avuto anche questa manifestazione anche quest'anno. Io desidero complimentarmi innanzitutto con l'organizzazione, ringraziare tutte le persone che sono qui presenti perché sono tanti amici del cinema e tanti amici del festival e tante persone che sono venute da fuori Bergamo e sono venute a fare omaggio, a rendere omaggio a questo festival e a questa città. Naturalmente a tutti quanti hanno portato i loro film, vi ringrazio per il film bellissimo che ho visto questa sera che ci ha tanto divertito, ha strammazzizzato, ha alleggerito un po' la nostra serata, la nostra vita dalle tante tensioni, con un Ryan O'Neill e con una Barbara Streisand eccezionali, meravigliosi, splendidi davvero. Nessun discorso formale, nessun discorso di circostanza, il cinema sicuramente è spettacolo, ma sicuramente le prove che ci dà il Bergamo Film Meeting del cinema è di un cinema che sa graffiare, che sa parlare di introspezione, che sa farci guardare dentro, che sa farci riflettere, che è lo specchio del mondo, lo specchio di un mondo anche forse un po' più bello di come lo vediamo o comunque ci interroga su questo. Ecco, questa 32esima edizione del festival è stata una bella prova, un bel banco di prova, un altro banco di prova molto importante, molto interessante, con una bella proposta e con un alto tasso di qualità. Io ringrazio voi tutti e credo che un po' tutti si siano ritrovati in questi messaggi, anche questi valori che sono stati trasmessi col festival, in questo clima così particolare, full di cultura, di clima intellettuale e quindi questi bei giorni che ci avete regalato con questo grande festival, con questo grande appuntamento di cinema per la nostra città. Grazie. Grazie all'assessore, grazie al comune. Adesso chiamo Chiara e Fiammetta. Edizione anche un po' speciale perché abbiamo fatto tanti film, abbiamo usato più sale, forse magari a volte abbiamo sovrapposto le cose, però insomma è stato un coinvolgimento molto forte anche per chi ha costruito il programma del festival, perché con queste tre registe che poi abbiamo scoperto man mano che le conoscevamo, che avevano fatto anche tante altre cose, documentari, corti così, e poi ci dispiaceva non proponere un'opera completa e quindi questo ha un po' gonfiato, fatto aumentare il programma. Ora, però mi piaceva un po' sottolineare lo spirito di questa edizione, chi di voi avrà letto l'introduzione che abbiamo condiviso io, Chiara e Fiammetta, ecco lì c'è un po' questo idea anche di andare avanti però attraverso una riflessione anche sul cinema, sull'Europa anche, perché tutto sommato per noi l'Europa è stata una risorsa, è stata un liberarci anche da tanti intoppi legati alle dogane, alle distribuzioni, adesso un'opportunità molto alta perché c'è uno scambio di lavoro, uno scambio di conoscenze, uno scambio anche di esperienze produttive e distributive molto, molto interessanti. Faccio il caso di Grandjean, il fatto di andare a Valence a
prendere il materiale, però poi ci ha fatto conoscere Full Image, ci ha fatto conoscere insomma delle realtà che tra l'altro vorremmo anche portare a Bergamo, vediamo cosa succederà anche in questa città con l'uso degli spazi, con il recupero di certi spazi, perché le opportunità sono veramente tante. Ne abbiamo fatto anche scritto queste cose con spirito propositivo, quindi un po' questo nostro metterci anche a disposizione della città, dell'amministrazione, per poter anche insieme costruire dei progetti che possono così far conoscere ancora di più Bergamo al di fuori un po' della provincia, della regione e anche di questo stato un po' malritorto. Vabbè. Ecco, l'unica cosa che io vorrei, gli unici ringraziamenti, poi gli altri faranno loro, vorrei ringraziare gli operatori di cabina, gli angeli da parte. Che sono Mauro, Pietro, Alessandra e Giulia. Vedete che nella parità, anche nella cabina di produzione, la rispettiamo. Sì, io volevo solo agganciarmi a quanto stava dicendo Angelo per dire che quest'anno le persone che hanno lavorato per il festival sono state tantissime, 87. E ci sono state molte persone nuove che hanno lavorato per noi, tutti i settori, dai sottotitoli, dalle proiezioni, dalle traduzioni, all'ospitalità, per cui tutte queste persone che hanno lavorato a fianco a noi, voglio ringraziarle e vogliamo ringraziarle tutte e tre, perché sono state fondamentali, sono state importantissime. E soprattutto poi vorrei anche ringraziare tutti i volontari che con noi hanno lavorato, tra queste 86 persone, sono 47 volontari e che vorremmo ringraziare uno per uno. Naturalmente ci sono tutti quelli che hanno lavorato per il festival. Io ho un po' timore perché sono talmente tanti ormai che poi magari ne escludo qualcuno. Sono tutti segnati comunque sul catalogo, nelle diverse sezioni. Però mi vengono in mente Andrea Zanoli, che è vorrei ringraziarlo in modo particolare perché ci risolve tantissimi problemi. Noi non l'abbiamo mai, però non so se Io Fiammetta ci teniamo particolarmente, credo sia una cosa poi condivisa da parte di tutto lo staff, a ringraziare in particolar modo Angelo, che è ancora il cuore di questo festival. Direi che possiamo procedere con la premiazione. Il terzo premio Bergamo Film Meeting è stato giudicato a Wolf di Gini Taito, stamattina proprio di corsa, e chiediamo a lui un saluto per questo premio. Hello. I was just sitting here 30 minutes listening to Italian. I don't understand anything. So who speaks English? Oh, there's a translator. Okay. Yes. Thank you very much. I was receiving a call last night, and they said, yeah, there's a prize, so maybe you can send a video message. It was Friday night, and I thought, what the fuck, I just go there.
So, I'm the producer of the film. The director wasn't able to come. He just had a kid. So, I had a good afternoon here in Bergamo. Like, producing is, we started the journey of this film 3 years ago. So you can imagine, it's now 2014. It will be released in Italy on DVD, I don't know. The guy sitting there in France. So the journey is continuing. But it brings you also here to places where people love cinema, work really hard to show our film to the people in the town. I think that's really good, so that's the reason I'm here, to respect you as a festival and yeah, to sort my mind. I had some problems last weeks with some new movies. Like every new movie is like a new adventure, it's like an expedition. No. It's a lot. Maybe I should just say you can go on. Ringrazia il festival, si scusa per non parlare italiano, dice che ha ricevuto una chiamata ieri sera, era venerdì sera, non sapeva se venire o no, poi ha detto vabbè, ma chi se ne frega, vado in Italia. Dice che lui è il produttore del film, che ha passato un bel pomeriggio qui a Bergamo. Questo film è stato fatto 3 anni fa, quindi è 3 anni che stanno lavorando in questo film, oggi è il 2014 e quest'anno il film verrà pubblicato in Italia, insomma verrà distribuito in Italia, non sa ancora in che forma, però insomma è molto contento che questo film possa essere visto dal pubblico italiano. E... So, I don't know. So yeah, what I was telling, I was sorting my mind out here. I was sitting on the hill in the old town, writing some problems I had with the new films we do, 5 or 6, try to produce. So if they are working, I will always remember it, sitting me on the mountain of the, how do you say, the little... The uptown? Funiculare? Funiculare. Drinking a beer. And writing down the strategy of the new films. So if they will happen, I will always remember this day here. So thanks very much. Dicono che ricorderà sempre questo giorno, che era appunto in città alta oggi, pensando al nuovo film, ai problemi di fare questo film, che si stava bevendo una birra in città alta, dove c'è la funicolare alta, e niente, quindi ci ringrazia di questo premio. Secondo premio Bergamo Film Meeting di quest'anno è stato assegnato a Live to Remain di Bruce Turrison. Ritira il premio la produttrice Kate Cook. Grazie Bergamo. I'm not quite sure how I can follow that speech, but likewise, I haven't got a clue what's been going on thus far. But very good to know that we've won an award. Unfortunately, the director also couldn't make it this evening, but he has sent me an email which he just wanted me to read out. So, if you'll bear with me, we're honoured for Bergamo to have recognised the importance of the story that we told in Leave to Remain. It's necessary for stories that expose human rights abuses within our European cultures to get made and be supported. Asylum is a human right and not something that should be stigmatised as a dirty word. So we hope this film can give dignity and hope to those thousands of teenagers and children stranded in our countries without families. Thank you, Bergamo, for this recognition. We can guarantee that the award will certainly be put to good use. Thank you. Okay, dice che non sa
se sarai in grado di seguire il discorso che è stato fatto prima. Purtroppo il regista del film non può essere qui, ma ha mandato una mail, dice che sono molto onorati di aver ricevuto questo premio a Bergamo, che questa storia era una storia estremamente necessaria da raccontare, che è una storia riguardo ad abusi dei diritti umani e che è estremamente importante riuscire a ridare dignità a coloro che sono stati appunto abusati nei diritti umani. Quindi ringrazia Bergamo per questo premio. Siamo quindi arrivati al primo premio, che è il premio Bergamo Filmmaking Banca Popolare di Bergamo. Lascio quindi la parola a Luca Gotti, direttore territoriale Bergamo e Val Brennano. Buonasera a tutti. È con grande piacere ed orgoglio che la Fondazione Banca Popolare di Bergamo, Onlus e la Banca Popolare di Bergamo hanno contribuito alla realizzazione della 32esima edizione del Bergamo Film Meeting, importante ed ambiziosa manifestazione che da anni riesce a trasformare alcuni luoghi della città, Piazza della Libertà, Porta Sant'Agostino, in uno splendido palcoscenico sul quale arte, cinema e musica si mescolano, dando vita a 9 intensi giorni di viva contaminazione culturale. A questo evento vada dunque il nostro sincero auspicio perché anche in futuro la passione e l'entusiasmo degli organizzatori e l'ampio consenso del pubblico, tra altre cose una splendida cornice questa sera ho potuto osservare, contribuiscono sempre più a rendere la manifestazione un fiore all'occhiello del panorama cinematografico nazionale. A voi tutto il mio più grande saluto. Quindi il primo premio Bergamo Film Meeting Banca Popolare di Bergamo va al film Si Maltera di Jan Prostrom. Grazie mille, è un gran piacere essere qui, sono molto molto contento, sicuramente davvero molto felice. Nel film c'è una canzone di Ornella Vanoni, mi hanno chiesto perché, ho risposto perché per il personaggio nel film le canzoni vecchie italiane ripresentano qualcosa di buon gusto, sì, qualcosa con stile, tutte queste cose, tutta Italia è così, allora anche per me, e allora ho pensato com'è possibile essere qui, com'è possibile che gli italiani fanno un errore così, con il loro gusto, no? Forse un errore di calcolo, che sbagliate con i voti, non so. Ma veramente sono molto molto contento, il film è abbastanza piccolo, ma è molto importante per me, è molto personale, e sapere che veramente ci sono la gente che il film ha parlato per loro, allora per me questo è il premio più grande, anche più grande che i soldi, benché i soldi, questo è buono. Anche. Grazie. Posso fare una foto? Perché voglio
mostrare questa situazione per tutta la mia compagnia, tutti gli attori e tante. Allora, grazie. Allora, grazie a tutto il festival, gli organizzatori, la città, la banca, tutto, Ornella Vanoni, grazie mille. Una piccola coincidenza che volevo sottolineare, che nel film di Jon c'è uno degli attori, Mika Soini, che pochi anni fa ha vinto Bergamo Film Meeting con il suo film Thomas, per cui direi che è stato di buon auspicio. E niente, lascio la parola a Chiara per gli ultimi saluti e grazie di essere qui e grazie comunque a voi e a tutto il pubblico. Le date della 32esima edizione, 7 e 15 marzo 2015. Molto belli, vogliamo ringraziare tutti gli autori, i registi, i produttori, gli attori che hanno partecipato a questa edizione, sono qui ancora in sala e va a loro un abbraccio e un ringraziamento molto forte. Solveig Anspach, Pierre Grangione, Antonietta De Lille, sono ancora qua, grazie a loro.